Grazie Presidente. Allora, a nome dei consiglieri comunali di maggioranza e della giunta comunale comunichiamo quanto segue. Siamo fiduciosi nella magistratura. La triste e grave vicenda che in questa giornata ha interessato la città di Brumolevano e ha visto l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del sindaco della città, Pietro Chiacchio, ci lascia sbigottiti e addolorati. Auspichiamo che Pietro Chiacchio saprà dimostrare la sua totale estraneità ai fatti contestati e che sono oggetto della fase di indagine preliminare. Allo stesso va tutta la nostra solidarietà umana. Ad oggi non conosciamo i reati contestati al sindaco che hanno fatto scattare la misura cautelare applicata allo stesso, se non quanto riportato nei vari articoli di stampa. Restiamo pertanto in attesa di conoscere le motivazioni del provvedimento adottato dalla magistratura, della quale rispettiamo il lavoro fino ad oggi svolto e che continuerà a svolgere per mettere luce su tutte le varie vicende. Ricordiamo a noi stessi e ai cittadini che la misura cautelare è stata applicata nella fase delle indagini e attendiamo pertanto la chiusura delle stesse, nella consapevolezza che non bisogna creare dei pregiudizi in una fase in cui vige il principio di presunzione di non colpevolezza dell'indagato, rischiando di creare dei veri e propri mostri legali e danni all'immagine e alla reputazione delle persone indagate. Il reato penale è personale, pertanto, qualora dovessero esserci dei colpevoli, si assumeranno le loro responsabilità dinanzi alla giustizia italiana. Da amministratori responsabili e certi della nostra estraneità ai fatti, oggetto di indagine, abbiamo deciso di presenziare questo Consiglio Comunale e di proseguire l'impegno assunto nei confronti della città, pur consapevoli delle plurime difficoltà economiche, tecniche e amministrative in cui versa l'ente e che richiedono maggiori sforzi da parte di tutti gli addetti ai lavori. Chiediamo a tutta l'assise di adottare uno spirito collaborativo e rispettoso dell'uomo, nei confronti dell'uomo, padre di famiglia, professionista e politico, dottor Pietro Chiacchio. Grazie Presidente. Sto cercando in questo momento di imprimere in maniera definitiva questa immagine per non dimenticarla più. Silenzio. E dovrebbero farne tutti i presenti. Guardate questi signori della maggioranza, consiglieri eletti dai cittadini brumisi, e non dimenticate più le loro facce. È importante questo, perché purtroppo oggi non sono qui per commentare l'arresto del sindaco Pietro Chiacchio e del vigile urbano Antonio Pascale, ma sono qui per commentare un problema più grave, quello della mancanza di coscienza da parte dei brumisi, da parte di tutti i brumisi, che nelle passate elezioni di 2 anni fa hanno avuto il coraggio di esprimere il loro voto votando questo quadro. Esatto, è il mio lavoro. E quindi vi invito ad imprimere questo momento nelle vostre menti, perché è il livello più basso che Brumolevano abbia mai raggiunto nella sua storia. In 2 anni, grazie
a questo fantastico quadro abbiamo vissuto di tutto. Dovremmo fare un excursus, ma la storia la conoscete bene, perché in 2 anni non si può dimenticare che abbiamo avuto una consigliera arrestata per fatti legati alla Camorra. Eravamo condannata, scusate, per fatti legati alla Camorra, condannata a 2 anni e 6 mesi per favoreggiamento per aver coperto la latitanza di un camorrista. E vi invito a non dimenticare, perché quella persona sedeva in mezzo a queste persone. In 2 anni ci sono stati tanti eventi, non ultimo l'allontanamento dall'ufficio tecnico del dirigente Miele, che paradossalmente ha prodotto un certificato falso. E il commento che più correva nella città di Grumone Mano negli ultimi giorni era: non zappamando un zot. Questa è la realtà. Sappiamo anche che protagonista della vicenda c'è un consigliere della maggioranza. Il certificato interessava lui e la sua famiglia. E poi sappiamo chi l'ha fatto il certificato falso? Non lo so. Consigliere Miele, dopo ci sarà la magistratura, ci sarà la polizia. Io so nei fatti che c'è stato prodotto questo certificato che interessava alcune persone di Grumone Mano, a lei molto vicine, quindi di Veneto. Sarà la polizia metropolitana a valutare il tutto. Certamente qui stiamo per dire la verità, mica stiamo dicendo bugie o stiamo inventando qualcosa, ma la verità va detta. La verità va detta e va sostenuta, perché noi siamo qui ad onore del vero per dire e dialogare con i cittadini su qual è la verità. E arriviamo ad oggi con questo fulmine a ciel sereno. In realtà è capitato tutto così, ci troviamo qui stasera perché è capitato che era già stato convocato questo consiglio comunale, malgrado la loro voglia, e di questo ne sono sicuro, di stare a casa e di non partecipare a questo consiglio comunale. Ma come li vedete allineati e coperti, come si dice in gergo militare, per un'idea di cambiamento, no? Diciamo così, voi avete l'idea che la città può cambiare, avete la certezza che il vostro lavoro potrà migliorare Grumone Mano, il lavoro che state facendo nelle commissioni che non vengono convocate oramai da 3 mesi, il lavoro che state facendo nel Consiglio, il lavoro che fate nella Giunta Comunale, è la certezza che finalmente Grumone Mano migliorerà e tutti i grumesi ne dovete essere felici, perché Grumone Mano a qui a 3 anni, grazie a questo quadro, sarà uno dei comuni migliori della Campania. E noi anche, consigliera, abbiamo tanta fiducia nella magistratura, ne abbiamo tanta, perché siamo certi che il lavoro della magistratura riporterà giustizia a questo paese, quella giustizia di cui abbiamo bisogno.
quella giustizia che ci darà l'opportunità di guardare al futuro di come le mano veramente con un'idea nuova, quella di lavorare veramente per il bene comune. Io stasera non ho bisogno di fare accuse, anzi, io vengo da un movimento politico fondato da un corpo, e lo sapete tutti, vengo da un movimento politico dove il comico che l'ha fondato ha detto che una risata vi seppellirà. E io stasera non mi voglio arrabbiare, perché non ho motivo di arrabbiarmi, perché io ne sono certo che siete politicamente finiti. E quindi io stasera festeggio la liberazione dalla cattiva politica di questo paese. Festeggio, perché una risata vi seppellirà, perché non camminate più per strada, non ascoltate più la gente, quello che vi dice. Forse probabilmente davanti a voi vi sorriderà, vi stringerà probabilmente anche la mano, ma vi assicuro che il contesto cittadino, le cose che dice sono ripetibili perché non si possono ripetere in questo posto, ma veramente sono cose che vi porterete dietro. Fallo parlare, Presidente, fallo uscire qua. Oramai sono 2 anni che ci sono convocati in consiglio comunale per farci sfogare, per farci parlare. Tanto voi facete sempre i fattori, ma i cittadini lo sanno che state qua per fare i fattori. Certamente non per fare il bene comune, non per fare per i cittadini, non per migliorare le condizioni del paese, non che è un paese abbandonato, ma anche nella struttura è un paese abbandonato. E voi mi guardate e siete fatti, mi dice, ma spazio che stai dicendo? Voglio fare gli auguri di cuore a questi 2 giovani, perché veramente la speranza è nei giovani, perché purtroppo a Grumo non si offendano quelli che hanno superato una certa età. Purtroppo Grumo le mano ancora non ha la forza di ribellarsi a questo sistema. Purtroppo. E siete arrivati in un momento tragico. Non so questo momento quanto bene vi porterà. Ma sono certo che, come è stato per me e la consigliera Mormile, è un momento di crescita personale grandissimo. E così lo dovete prendere. Conoscerete il bello, quello che potrebbe essere un'amministrazione che lavora per il bene comune, ma soprattutto e purtroppo conoscerete il brutto di un sistema che è stato creato e che va avanti da decenni. La colpa non è nemmeno la loro, questo deve essere chiaro. Loro si sono trovati in questo sistema, a loro la colpa va perché lo hanno sostenuto e lo hanno consolidato, però non l'hanno creato loro. Noi dobbiamo essere portatori di verità sempre e le cose vanno dette. Oggi chi non si assume la responsabilità da cittadino libero di fare un passo indietro di fronte a una cosa del genere non ha a cuore il bene comune, non ha a cuore il futuro del nostro paese. Vi invito a fare un passo indietro, ma non vi inviterò
a presentare le dimissioni, perché oramai già troppe volte vi ho chiesto di dimettervi. Oramai già il fatto che siete seduti qui la dice lunga sulla vostra presa di coscienza. Andrete avanti, continuerete a governare questo paese, a non governare questo paese, continuerete a camminare su una strada che per noi è impercorribile e continuerete a giustificare questi atti e queste cose ingiustificabili come questioni di tipo personale. No, no, perché queste sono questioni personali. Vi ringrazio per l'ascolto. Mi scuso, dovrò tornare a darvi le spalle, mi siedo al mio posto, ma lo spettacolo continuerà. Bravo! Insomma, stamattina è capitata una cosa, insomma, di una gravità abbastanza seria. La cosa che però mi dà un senso un po' particolare, quindi consigliere Di Matteo, è che nella comunicazione che ha sposato tutta la maggioranza, no? Quanto ho potuto capire, sono state fatte delle affermazioni che di politica non hanno assolutamente nulla. Visto e considerato che partiamo da un presupposto molto semplice, nel mio comunicato io ho espresso la mia vicinanza al sindaco da un punto di vista umano, perché è giusto che sia così. Da un punto di vista umano non bisogna mai cercare di chiedere il male di nessuno, mai, mai, questo è a priori. Ma quando succedono delle sventure del genere, ognuno di noi si deve assumere delle proprie responsabilità per come ha lavorato, per quello che ha fatto, per quello che non ha fatto, allora io mi domando e dico, come mai un'amministrazione come la vostra, quindi consiglieri comunali, insomma, che non siete in prima linea, siete comunque delle persone professionisti, persone per bene, persone serie, mi scrivono un comunicato del genere dove mi dicono che sostanzialmente il reato è personale, per me è una totalità. Tutta la maggioranza con gli assessori, presidenti, insomma, eccetera, eccetera, perché veramente, insomma, dire che un aspetto personale, dico la verità, mi fa un attimino ricredere sull'opinione che io ho in voi, professionisti seri, persone per bene che cercano di lavorare, di portare avanti l'amministrazione. Ma io allo stesso tempo mi chiedo, dico, forse ho sbagliato qualcosa nell'interpretare il lavoro della maggioranza, perché io ad oggi, Peppino, io ti correggo, perché non sono passati 2 anni, ma sono circa 2 anni e mezzo di consigliere. Allora io in 2 anni e mezzo di amministrazione, caro Presidente, io non ho visto nulla di buono per il Paese, in nulla. Se a questo nulla ci vogliamo aggiungere le decimazioni dei consiglieri comunali che ad uno vengono fatti fuori, a partire dalla consigliera Ranucci, poi c'è il consigliere Arcangelo Enrico, poi c'è il consigliere Iannucci, ognuno per fasi diverse e stato e grado diverso. Ma comunque ci sono già 3 consiglieri comunali che vanno via da questa amministrazione, una forzata e le altre 2 per scelta volontaria. In più io mi domando e dico, in 2 anni e mezzo, come facevo presente prima, che cosa, che risultato ha portato questa amministrazione alla città? Allora voi dite nel comunicato l'impegno per il bene del paese, eccetera, eccetera. Benissimo, ci sta pure questo, ci sta che uno fa una dichiarazione del genere e dice io
per tutelare i cittadini, devo rimanere a capo con la mia giunta, con la mia amministrazione, con i miei consiglieri comunali, devo continuare a governare perché fino adesso io ho governato bene. E allora ci sta. Ma nel momento in cui noi ci troviamo di fronte a un bar, comune Mano, una città morta, ma non lo dico soltanto io, lo possiamo domandare a tutti presenti qui in aula e a quelli assenti e tutta la città, e sono certo, caro Gennaro Pisetti, che tutti quanti diranno la stessa cosa, che politicamente siete inadeguati. Politicamente purtroppo non avete dato nessun risultato. Il frutto di questa amministrazione che cos'è? Che dopo 2 anni e mezzo si sono verificate arresti eccetera eccetera. Precedentemente agli arresti ci sono stati degli avvisi di garanzia. Allora io domando anche all'avvocato, alla consigliera Pina Chianese, che lo scorso consiglio comunale a maggio tu Pina facessi una dichiarazione dove dicesti, cioè in verbale, dopo te lo faccio anche io, dove ci dicessi, sì, però presidente mi faccia la cortesia, mi conta, non vado avanti e indietro come sempre, ho capito, però così ti disturba la Sisi, disturba insomma, le persone che ascoltano e disturba anche il sottoscritto. Ma io dico la massima serenità, grazie. Allora, dicevo, la consigliera Chianese, quando mi dice l'altra volta a maggio, in virtù del recapito di 12 avvisi di garanzia, 12 avvisi di garanzia, tra cui consiglieri, sindaco, insomma, dipendenti, comunali e quant'altro. E lei mi diceva, consigliera, mi diceva, ma giustamente sono avvisi di garanzia, qualora poi si dovessero tramutare questi avvisi di garanzia in un rinvio a giudizio, allora la cosa cambia completamente. Bene, bene, non ci sono, non c'è rinvio a giudizio, c'è direttamente un arresto. Allora bene, io quello che io mi domando e dico, siamo d'accordo che dovete tutelare il sindaco, che è una bravissima persona, umanamente parlando, è un ottimo professionista, su questo non si discute. Ma politicamente, evidentemente, qualche cosa non ha funzionato. Diciamoci, non funzionando qualcosa, ecco che le responsabilità adesso sono in capo a voi e a tutti voi. Voi avete un ufficio tecnico decimato per via dell'interdizione, sapete che significa un'interdizione, è peggio di un arresto per 3 mesi dal funzionario. Perché? Perché, a secondo il comunicato della Procura della Repubblica, caro Guido, non vuol dire che non me ne sa niente, ma c'è un comunicato molto chiaro dove dice che praticamente per favorire il cugino consigliere comunale praticamente ha prodotto un certificato falso di agibilità del proprio ufficio. Questo lo dico nel comunicato. Allora noi di fronte a questa realtà, e ti sto parlando soltanto di pochissime cose, ma non è per dirlo per essere insomma superiore o per parlare, ma nel modo più assoluto, voi conoscete tutti la mia onestà intellettuale, diciamo così. Quindi io non mi rivolgerei mai a una persona offendendo o con il principio e il criterio di offendere, non bisognerei neanche minimamente, ma dobbiamo fare i conti con la realtà. A voce ferme oggi che cosa c'è? C'è che ci sono 2 arresti purtroppo per il comune, per la città, e non è una bellissima cosa per la città neanche. Io sono un romese, come tutti quanti me, ma vorrei andare fieri nella città in cui io vivo, in cui io ci lavoro e ho la mia professione. Sentirci dire che il sindaco è stato arrestato per reati di Anna, non puoi dire neanche che tu non sai quali sono i reati. E allora se mi consenti te li dico io. Sono indagati nei confronti di 3 persone in concorso con altre, 3 persone in concorso con altre, sono indagate a vario titolo dei diritti di corruzione, favoreggiamento personale, rivelazione di segreti di ufficio e falso. Allora io mi domando, dico, di fronte, ho capito che voi siete, dobbiamo essere giustizialisti, nel senso che dobbiamo credere nella magistratura e la magistratura farà il suo corso, eccetera, eccetera. E questo è un aspetto giusto e logico. Ma, come dicevo prima, di fronte a tantissime problematiche che ci sono qui a Comune Mano, dopo io te le elenco ad una perché me le sono segnate, te le elenco, non c'è bisogno perché evidentemente già benissimo, ma dopo le elenco lo stesso.
giusto, grazie Presidente. Quindi sostanzialmente di fronte a un'emergenza che c'è nel Paese, noi ci soffermiamo, voi vi soffermate a fare una dichiarazione di quel genere, che vi dico la verità, è molto, dal mio punto di vista, potrò anche sbagliare, ma non credo quanto, ma nella famosa mille per me. Quindi l'atteggiamento dovrebbe essere stato tutt'altro piuttosto che fare una dichiarazione di genere. Ma trovo la, tutta la mia solidarietà, diciamo dal punto di vista umano, come ti dicevo. Quindi noi siamo arrivati oggi alla scadenza, a un consiglio comunale dopo 2 anni e mezzo di amministrazione, di consigliatura, nei quali 2 anni e mezzo non c'è un risultato, uno solo, che l'amministrazione ha portato, e mi venite a dire lo facciamo per il bene del Paese. Ma quale bene? Quale Paese? Quale bene? Se veramente vorreste il bene del Paese, a quest'ora non staremo neanche qui a parlare. Dovremo tutti quanti, ma non voi o noi, senza fare alcun tipo di distinzione né sociale né culturale né intellettuale di nessun grado di tipo, ma dovremo fare tutti un atto di umiltà e dire: signori cari, forse evidentemente qualcosa non ha funzionato, ci sono delle problematiche serissime che vanno al di là dell'aspetto umano. E allora a questo punto ci si può sedere e ci se ne può parlare, ma fino a quando non c'è questo approccio, questo atteggiamento, io penso che stiamo parlando di nulla, stiamo parlando soltanto, e rimarchiamo purtroppo, mi dispiace farlo, dell'arresto del sindaco, di un dipendente comunale e di un'altra persona che portava i pizzini, insomma quello che sta scritto, eccetera. L'abbiamo ascoltato tutti i 3 giornali. È così, pizzini, chiamano, no? Quindi, allora, io faccio anche io le congratulazioni ai 2 nuovi consiglieri comunali, a Marco Francesco, scusami, a Marco Francesco, e al dottore, che è il presidente del MEI, da dove sta uscito, il signore Paricelli, che è un avvocato, il dottore Luigi Paricelli, che tra poco farà anche l'esame di avvocato per prendersi. Quindi sostanzialmente, insomma, vedete, è un'assise molto civile, molto garbata, molto tranquilla, fatta di persone per bene. E allora se siamo persone per bene, se siamo persone per bene, dovremmo sfruttare questa occasione per prenderci, per guardarci negli occhi e capire che cosa vogliamo fare. Perché così, insomma, io dico, tu dici, tu fai, mi dici, eccetera, eccetera, non andiamo da nessuna parte, ma ve lo dico con la massima serenità, io non ho interesse alcuno che l'amministrazione vada a casa, che rimanga, eccetera. Ovviamente il mio principale desiderio è quello di far amministrare la città ad una cerchia di persone che siano competenti e capaci, e non persone che in 2 anni e mezzo non hanno avuto un barlume di coscienza, neanche politico, a far accogliere qualche progetto dalla regione, dalla comunità europea o qualcosa. Abbiamo perso 6 milioni di euro dell'accelerazione di spesa in tempi non sospetti 2 anni fa. 2 anni fa. In più tutti i progetti avete a presentare, l'amministrazione ha presentato, sono stati bocciati dall'uno, dal primo fino all'ultimo. Lui è quello di una signorina di Cruone Mano, Fimiano, che è riuscita con il suo lavoro a far portare 40.000 euro per una borsa di studio, vero assessore Peggivenga? Benissimo, grazie al suo aiuto e non quello degli altri. Allora, vedete, insomma, passiamoci un po' tutti la mano della coscienza, ma lo dico con la massima onestà, con la massima tranquillità, insomma, questo non va bene. Vogliamo vederci un attimino i conti del bilancio? Che stesso il vice sindaco, che assumerà la carica di sindaco, ma qui a pochi istanti, perché lui che ha reggerato tutto, adesso vogliamo vedere un attimino, detto stesso da lui, che siamo al capolinea di un dissesto finanziario. Dove vogliamo andare? Non lo so, fatemelo capire, perché siamo qui a parlarne, a discutere, eccetera, eccetera, per cui io non riesco ancora a capire, a comprendere il significato di quella dichiarazione. Ve lo dico proprio con la massima umiltà. Per ritornare al discorso di prima, io faccio i complimenti ai 2 ragazzi, però dagli stessi 2 consiglieri comunali, io spero che stasera stessa già si abbia una piccola delucidazione di quello che sono i loro intenti amministrativamente parlando, perché Francesco, perdonami se ti do di tu, ma è anche giusto
in un'assise con le persone di cui non vanno, sono venute qui oggi sacrificando i propri interessi e le proprie cose, venendo ad ascoltare noi le quattro chiacchiere nostre, e non sono quattro chiacchiere perché si tratta di argomenti delicatissimi. Ed è anche giusto, come allo stesso modo l'avvocato, è giusto da parte vostra che ci sia un impatto chiaro con questa democratica assise, facendo capire a tutti quanti noi qual è la vostra intenzione programmatica, qualora si dovesse andare avanti. Allora ecco, io mi aspettavo una dichiarazione fatta in determinato modo, con degli intenti diversi, che umanamente il gesto di dare il sindaco, questo già ve l'ho detto e ne sono, sono il primo che gliele ha fatte. Ma sostanzialmente bisogna capire che oggi si parla di due arresti in un paese come Cumorenano, un'onta su una città che non ricordo sia successo mai prima. Se poi mi sfugge qualcosa vi chiedo umilmente di correggere. Allora siamo nel 2017, dovremmo darvi tanti e tanti altri esempi, tipo l'esperienza che conta, eccetera, eccetera. Queste sono tutte cose evanescenti che non avranno nessun senso, neanche politico. Ma quello che resta è il dato ufficiale, a bocce ferme. Siamo in un paese a collasso, collassato nel senso della parola, con una posizione amministrativa, gestionale, di legalità e di trasparenza che fa rabbrividire. Abbiamo l'assessore alla legalità, non abbiamo sentito una parola dall'assessore alla legalità, una, neanche uno sguardo. Neanche a fare la posta, referente sempre della lista Movimento Popolare per Cumorenano. Potrei continuare da qui, Presidente, da qui a domani mattina. Capisco che il tempo purtroppo è tiranno e ci legano delle problematiche diverse. Sostanzialmente questo è quello che io in un primo momento adesso mi sono sentito di dire e l'ho detto con tutta la mia, con tutto il cuore. Perché far penare i cittadini romesi e la città di Cumorenano, diciamoci la verità, non è cosa bella. E i cittadini non se lo meritano, soprattutto i cittadini che hanno votato voi, il 50% della popolazione più uno, che vi hanno votato e vi hanno fatto amministrare per 2 anni e mezzo questa città. Però vi ripeto, io risultati ad oggi non ne ho visto neanche uno, ma non risultati positivi. I risultati negativi a quante ne vuoi. Grazie Presidente.